Camillo, è inutile che tu continui a fare tutte quelle riunioni. Cene, per me perdi tempo, ti devi muovere. No, Garibaldi, io non perdo tempo, ma al contrario, cerco di convincere delle persone importanti a stare dalla nostra parte. Sono fiero di essere italiano. Abbiamo la nostra patria unita ai nostri figli. Perché non fai niente per l'Italia? Sembra a te che non sto facendo niente. Sto tessendo l'Italia con alleanze e patti. Cavù, c'è qualcosa che ti turba? Sì, io voglio un'Italia unita, ma non so come unirla. Anch'io voglio un'Italia unita. Senti, perché non ci uniamo? Così saremo più forti. Non possiamo unirci, siamo diversi, non ci capiremmo. Allora perché non facciamo una gara? A chi la unisce per prima? Ok, ci vediamo Garibaldi. Ciao Cavù, ci vediamo. Possiamo chiedere al re di Torino se ci può aiutare, ne? Ah, ma posso pure là di questa cosa? No, da solo non ce la potremo fare. Hai visto in che condizioni pessime stiamo? Tu stai male con il tuo popolo e anch'io sto male con il mio. Dobbiamo trovare una soluzione. Perché non uniamo l'Italia? Staremo meglio tutti uniti, così vinceremo le battaglie. Vieni ad aiutarci, noi siamo comandati da un re straniero. Vieni ad aiutarci, diventa il nostro re e noi ti ricompenseremo. Ma io non posso aiutarvi perché loro sono in tanti e noi siamo in pochi. E poi perché se perdiamo, perderò tutto. Incontro tra Vittorio Emanuele II, Cavour e Garibaldi. Garibaldi, vai e libera l'Italia meridionale dei Borboni. Lo farò a vostra maestà, va bene conte di Cavour. L'agenda è stanca delle tue alleanze. Cavour, muoviti. Per adesso no, poi vediamo. Mi dispiace, non ti posso aiutare. Camillo di Cavour, ti vuoi alleare con me e riunire dalla Sicilia fino alla Campania? Sì, Garibaldi, andiamo a riunire tutta l'Italia. Sì, io sono e sarò soldato per sempre. Non sono sicura del mio sì. Te lo sei scritto da solo, sapientissimo, eh? E allora decido io, chiaro? Questo è troppo. Che bei jeans. Grazie, a me piace la tua valigia. Dove li hai comprati? Li ho comprati al mercatino. Adesso vado, ciao. Va bene, ciao. Ma per caso hai creato l'Italia? No, sono organizzato la spedizione dei Villa. Grazie per avermi invitato a pranzo, ma dove l'hai comprato tutto questo? L'ho comprato online, su internet. Meno male che dicevano che costava poco. Quando sei bello, dove li hai presi quei bei vestiti? All'Ikea? Ma no, di certo, ai negozi per sicchetti. Ciao Garibaldi, da quanto tempo? Dove hai preso quella giacca? L'ho preso a un negozio qui vicino, chiamato Piazza Italia. Parliamo di qualcosa? Che genere di cosa? Parliamo della guerra che hai compiuto. Ah no, quelli sono anni vecchi, amico mio. Ciao Napoleone, dove hai preso quel bel cappello? L'ho preso da Mille Bolle e tu hai un bel ciuffo. Napoleone, che ne pensi di radunare il nostro esercito? Sì, così potremmo vincere i nostri nemici. Belli quei pantaloni, dove li hai presi? A Molfetta, naturalmente. Ciao, da quanto tempo? Ora che stai facendo? Sto cercando di riunire l'Italia. Anch'io. Oh, che bello abbigliamento. Dove l'hai comprato? Io, a Libero. Ah, Napoleone, da tanto che ti cerco. Sembri molto abbattuto. Sì, mi sento un po' male. Prova il farmaco aspirina. Ehi, che bel paio di occhiali. Ti servirebbe anche a te? Sì, lo so, il medico mi ha detto che sono ipermetro. Buon compleanno, Italia. Quale libro ti è piaciuto di più? Il libro che mi è piaciuto di più è stato Cavour, Il codice segreto dei carbonari, di Valeria Conte. Perché hai scelto proprio questo libro? Perché mi è piaciuto il modo in cui è stato scritto, è stato molto interessante e appropriato a noi bambini. E secondo te c'è un messaggio dentro il libro? Sì, quello che dobbiamo stare tutti uniti, infatti il proverbio l'unione fa la forza. Quale dei tre libri preferisci? Preferisco Jeans di Garibaldi, ovvero come Celestina vinse la sua battaglia di Luisa Mattia. Se spiegarmi il motivo della tua scelta? Sì, perché mi è piaciuto il modo di scrivere e il modo come è fatto il libro per bambini.
Secondo te, quale messaggio contiene il libro? Contiene che dobbiamo restare tutti uniti. E quali sentimenti provi? Ho provato sia tristezza che felicità quando ho letto il libro. Quale scena ti ha colpito di più? Mi ha colpito di più quando dove è andato Garibaldi è andato il padre. Dove è andato il padre è andata Celestina. Dove è andata Celestina è andata la mula. Infatti, come dice un proverbio, l'unione fa la forza. Quale libro ti è piaciuto di più? Il libro che mi è piaciuto di più è La scala dorata. Di che cosa parla? Parla di che si due bambini devono fare una missione. Secondo te, questa missione è stata pericolosa, avventurosa? È stata pericolosa perché potevano trovare molti ostacoli. Qual era l'obiettivo? Era che loro, cercando questa scala dorata, dovevano portare al padre perché lui era molto vecchio e non poteva andare lui. Questi bambini sono stati bravi, secondo te, molto intelligenti, molto insieme, molto legati. Molto sì, insieme. Perché dovevano stare forza tutti più vicini perché lui non era per fare la forza. Quando hai finito di leggere questo libro, che pensieri avevi per la testa? E che questi due bambini sono tornati a casa e hanno festeggiato con il padre. A te, quando hai finito il libro, ti era così curioso che volevi continuare a leggere qualche altra cosa che continuava la storia di questi due bambini, come dopo che festeggiavano, cosa facevano? Sì, perché era molto bello. Quale libro ti è piaciuto e perché? Il libro che mi è piaciuto di più è Il jeans di Garibaldi, perché tratta dell'unità d'Italia. Perché ti è piaciuto Il jeans di Garibaldi? Perché è un libro molto bello, ricco di avventure, di tragedie, di guerre, tutte fatte per unificare l'Italia, la nostra patria. E tu, Anarita, che libro hai scelto? Ho scelto Cavour e il codice segreto dei carbonari, perché è un libro molto interessante da leggere e la storia è scritta in modo chiaro e dettagliato. Gianvito, spiegami di cosa parla Cavour e il codice segreto dei carbonari. È un libro che spiega bene il periodo storico del Risorgimento italiano, è molto avvincente ed interessante. Anche tu hai scelto Cavour e il codice segreto dei carbonari? Sì, è un libro molto interessante perché illustra la società dell'Ottocento in Italia. Sabrina, che libro hai scelto? Anche io ho scelto Cavour e il codice segreto perché è un libro emozionante, leggero. Inoltre mi ha fatto appassionare alle storie del Risorgimento italiano e delle società segrete. Non mi dirai che anche tu hai scelto il libro su Cavour? No, io ho scelto La scala dorata, mi è molto piaciuto, anche con i suoi numerosi flashback, ed è perché è denso di storia risorgimentale. E tu, Gaia, cosa hai scelto? Ho scelto Il jeans di Garibaldi. Mi è piaciuto perché parla della situazione dell'Italia meridionale e di come Garibaldi l'ha liberata dai Borboni. E tu, Roberta, cosa hai scelto? La scala dorata mi è piaciuta perché parla dell'unità d'Italia.